Giocare in casa per noi deve essere troppo più importante nella speranza di far punti rispetto a quello che magari può essere riuscire in un'impresa fuori casa. Sì, Napoli sono bei ricordi per me, una piazza importante che mi ha fatto gioire sia l'andata che il ritorno negli anni passati, quindi se posso sperare la buona sorte, ma questo, i numeri del passato contano veramente poco. Però sarà una partita tostissima, nella speranza che loro possano arrivare un po' stanchi. Da buon tifoso sportivo, spererei, visto che l'Italia siamo un disastro a livello europeo, che il Napoli riuscisse in questa impresa e, di conseguenza, dando tutto, magari che possa arrivare qui un po' stanco e magari con qualche acciacco di qualche giocatore magari importante, quindi speranza che possano arrivare qui con qualche difficoltà di recupero. Sicuramente parliamo però di un organico, di una squadra che tutto sommato non ha giocatori di basso livello come seconde linee, quindi quello che sarà oggi nelle coppe non lo so. Mi auguro che il Napoli passi, dia tutto veramente, poi tanto ogni partita poi ha una storia a sé. Non è detto che chi arriva qui e chi ha giocato poco o che faccia una partita di basso rilievo. Per la mentalità che ci portiamo dietro, questo è quello che abbiamo sempre pensato e sempre penseremo. Non abbiamo coltivato questi anni per nulla. L'abbiamo fatto invece con la possibilità e la speranza di portarci dietro un bagaglio importante. La nostra mentalità ci deve essere questa, la voglia di rigiocarsela ancora, di rigiocarsi un'altra partita, di lasciar perdere la sconfitta, perché veramente pensarci troppo può essere dannoso, quindi e per noi non lo deve essere. Sappiamo che si può perdere, sappiamo che questo campionato per noi sarebbe stato difficile, e sappiamo però che, come hai detto tu, le sorprese ci sono. Le giornate storte ci sono e ci possono essere anche per gli altri e per noi ci possono essere partite La volontà importanti. nostra è sicuramente quella di trascinare il più possibile la voglia e l'entusiasmo. Penso che siamo due esempi di giocatori, non ci siamo mai tirati indietro e anche stando fuori abbiamo cercato di dare il massimo. Non, sinceramente, per una questione, un fattore di crescita sportiva, a me giocare mi fa molto, estremamente piacere, ma quando non ho giocato ho cercato di dare sempre il massimo. Se questo può essere stato un esempio positivo per i miei compagni, ben venga. Lo stesso penso valga per Matteo, ma essere qui per noi è una testimonianza di una continua ricerca di qualcosa di importante che deve partire da noi, da quelli che sono qui da diverso tempo, ma che comunque speriamo venga recepita da tutti. Andare a Roma a giocare con la Lazio penso che sia una motivazione inconscia, già di per sé deve essere una prestazione dettata da una partita importante, da una domenica, un lunedì importante per noi, visto anche la settimana serena che ci aveva dato un pizzico di entusiasmo in più, quindi si poteva affrontare la partita in maniera diversa, con uno spirito diverso. Forse ce l'avevamo, volevamo provarci, volevamo dimostrarlo, ma non ci è riuscito per capacità loro, perché non so se ci siamo messi in difficoltà subito o ci hanno messo in difficoltà loro subito, e quindi la partita è stata subito in salita per noi e tutto il resto Ma ruota, però intanto insomma siamo in attesa così della sponsor della partita di stasera, anche per capire bene chi giocherà di loro, come giocheranno, anche se in teoria hanno un modulo consolidato che probabilmente utilizzeranno anche domenica. Però dal punto di vista tattico, insomma, sarà il mister come sempre a
a trovare le soluzioni migliori. E per quanto riguarda invece la prestazione, dovrà essere sicuramente intensa e insomma al massimo delle nostre possibilità, perché contro una squadra così, se vuoi fare risultato, insomma, non dovremmo sbagliare Ma niente io quasi. sì. Su questa cosa non sono d'accordo, nel senso che loro hanno per tutta la partita, anche proprio lo dico da interprete dentro al campo, hanno dimostrato di essere veramente forti, insomma, o perlomeno l'altra sera loro erano veramente in palla e invece noi probabilmente l'opposto. Quindi secondo me una volta arrivati al 2-0 poi hanno un po' gestito la partita. Se così non fosse stato avrebbero spinto di più fino a comunque a trovare il gol, perché comunque insomma arrivavano spesso vicino alla porta, erano sempre pericolosi. E, per quanto riguarda le palle inattive, secondo me, insomma, è un episodio e mi auguro che Insomma, ci resti dispiace. tale, e così essere sembrati un po' rendevoli, però non era la nostra intenzione. Ripeto, l'avversario era veramente Sì. forte. Penso, insomma, probabilmente sarà pieno lo stadio. È una tappa molto, molto importante per noi, sia per ritrovare, insomma, a livello di prestazione quello che, insomma, abbiamo smarrito l'altra sera, e l'intenzione di fare risultato chiaramente anche quella deve essere massimale. Quindi il pubblico, come ha sempre fatto finora, insomma, nelle partite in casa, può permetterci veramente di andare oltre l'ostacolo, e quindi insomma, niente, ci auguriamo di poterli anche Sì, soddisfare. penso Evidentemente che sì, perché se li lasci giocare, insomma, alla lunga ti castigano di sicuro. io penso che questo Novara di per sé non possa non avere questa prerogativa. Non dico non ce lo possiamo permettere, ma è in assoluto un fattore importante per noi essere una squadra di contemperamento, con giocare sull'aggressione, su queste cose qui, per noi deve essere fondamentale, perché le altre squadre di qualità ne hanno sin troppa, quindi sicuramente non possiamo metterci a livello di queste squadre così grandi sotto questo aspetto.